L'Assemblea dei lavoratori della Del Tongo ha approvato il piano di riorganizzazione occupazionale. Nella prima proposta l'azienda prevedeva un piano di 75 licenziamenti, ma con la mediazione dei sindacati si è scesi a 62. Si tratta dei lavoratori che già si trovavano in cassa integrazione da diversi anni. Dunque la buona notizia è che non solo la forza lavoro attuale continuerà ad essere impiegata, ma che saranno anche richiamate alcune unità attualmente fuori dal ciclo produttivo. L'azienda ci aveva sottoposto un contratto di solidarietà per proseguire con l'attività lavorativa a fronte del fatto che l'anno scorso ci aveva presentato 70 esuberi per poter continuare l'attività. Ci aveva chiesto di poter continuare l'attività con 51 persone in forza dentro un contratto di solidarietà e di licenziare 74 persone. Siamo riusciti a poter, diciamo, garantire il lavoro a tutti coloro che stavano lavorando fino a oggi e ad altri che oggi non lavoravano, qualche unità che oggi, diciamo, era a zero ore. Purtroppo le disposizioni vigenti hanno dei limiti per quanto riguarda la concessione della solidarietà, quindi non possiamo chiedere riduzioni orarie ampie come quelle che erano previste in cassa integrazione, quindi il numero, diciamo, di persone che saranno coinvolte nel contratto solidarietà è legato alle ore effettive che l'azienda ha bisogno di dover lavorare. Oggi è stato soltanto, diciamo, l'epilogo di decisioni prese già ormai 3 o 4 anni fa, ora non mi ricordo nemmeno di preciso. Abbiamo cercato come azienda il più possibile di portare avanti e di utilizzare gli ammortizzatori sociali per assistere fino a questo momento i dipendenti e tutto l'organico che ha fatto parte di questa azienda, appunto, per anni. Siamo arrivati ad oggi, o meglio all'11 agosto, data in cui scadrà l'ultima cassa integrazione, per cui diciamo che il passaggio era doveroso anche per salvare l'occupazione di quelli che sono destinati a rimanere in azienda. Credo che non ci sia una novità da questo punto di vista, perché ormai chi da tempo non lavorava e era appunto soggetto agli ammortizzatori sociali sapeva qual era il suo destino, ecco, soltanto che noi abbiamo cercato di avvicinarli e di accompagnarli il più possibile verso soluzioni o di mobilità o di pensionamento, prepensionamento, perché fosse meno forte anche questa riduzione di personale.